Ladies and Gentlemen, Mesdames und Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I Due Compari più Uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di RadioSaiuz.it abbia inizio. Via! E buonasera, benvenuti qui su RadioSaiuz.it, come sempre in diretta, e ci potete trovare sia in diretta su Facebook, quindi potete seguirci su Facebook e soprattutto commentare con i vostri preziosi commenti, oppure seguirci sulla web TV, anche perché, come poi potrete vedere, abbiamo gli ospiti in diretta e abbiamo due persone che rappresentano una novità per i due compari, ma li presenteremo più tardi. Allora, oggi è il 29 gennaio, lunedì 29 gennaio, siamo partiti super puntuali per questa prima puntata del 2018. Io, tra l'altro, volevo cogliere un attimo l'occasione per salutare Gianluca, che questa sera non è con noi, il miticissimo Saiuz, che ci permette di andare avanti sempre con questa bellissima trasmissione musicale, e soprattutto l'uomo che sta dietro al grande schermo che ci permette di andare in onda anche questa sera, il grandissimo testa di caso. Ciao, come stai? Ciao Gabri, io sto bene, dai, ho finito di mangiare da poco, è proprio una cosetta leggera, due tortelloni, una cotoletta, proprio perché devo star leggero, appunto. Dai Miliani. Abbiamo anche ospiti, quindi. Dunque, cara Gabri, la prima puntata dell'anno, che dire? Qualche novità, ce ne saranno anche delle altre, ovviamente, però non svelo nulla, lascio a te l'onore o l'onere. E io ne approfitto, ne approfitto per fare il mio solito elenco che non facevo da un po'. Caro popolo di Radio Science, o condominio, come piace al buon capo. Radio Science da diverso tempo, ormai già da qualche anno, si avvale della collaborazione di alcune web radio, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena New Radio, e poi le ultime tre, come mi piace dire, le tre piccine, che sono appunto Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Inoltre ci si può seguire sul nostro sito al link radiosaiuz.it, la chat è aperta e io consiglio sempre caldamente di scrivere, di porre tutte le domande che verranno girate immediatamente all'ospite, e anche sulla nostra pagina Facebook, stessa cosa, chat aperta, bombardate di domande. Ovviamente, come sempre, da anche sulla web TV, quindi potete vedere i nostri ospiti, potete vedere le new entry, in questo caso non vedrete mai il mio bel faccino o faccione. E che dire, con questo penso di aver detto tutto, cara Priscio, ti rigiro la parola. Allora, per questo anno 2018 noi abbiamo diverse novità, e anzi i due compari continueranno ad evolversi. Stiamo studiando, diciamo, per migliorare la nostra trasmissione e anche fare qualcosa di un po' più nuovo, un po' più spumeggiante, e quindi c'è anche una sorta di ricambio generazionale, per così dire. E questa sera abbiamo con noi anche i due nuovi conduttori, Pablo e Marco. Ciao Pablo e Marco, presentatevi ai nostri cari amici ascoltatori che non vi conoscono. Buonasera a tutti, io è Pablo, Marco da Treviso, molto piacere, trasmettiamo da Pieve di Sorigo, Treviso, e siamo contentissimi di partecipare a questa trasmissione, anzi felicissimi, perché alla fine noi ci piace la musica e quindi abbiamo voluto essere ospiti da voi appunto per parlare di musica e scoprire nuovi artisti. E ringraziarvi per questo che... Importante. È tanto. Sì, è tanto. E così. Bene, ragazzi, noi siamo molto contenti di avervi qua,
E siamo contenti che voi abbiate anche portato un certo pubblico dietro di voi. Salutiamo il pubblico. Luca. Ciao ragazzi. Abbiamo Luca. Sono qua che controllo i giovani che fanno tutto stupendo. È un piacere che hanno avuto questa occasione. Grazie da parte mia, ciao. Grazie a te Luca che tieni d'occhio questi due baldi giovani che li vediamo belli pimpanti, ci voleva una bella spinta, sono già pronti per festeggiare e siamo certi che daranno il loro contributo questa sera. Mi sento ringiovanito, Gabri. Vero, anch'io, sì, mi piace questa atmosfera di allegria che si respira ed è molto bello anche il fatto che comunque cioè siamo, anche se trasmettiamo tutti da posti diversi, però siamo tutti uniti tramite i potenti mezzi di internet, quindi è una cosa molto bella. E adesso, scusami Ugo, io direi, dai, visto che sono già le 22.07, non voglio far attendere i nostri ascoltatori e neanche la nostra ospite. Abbiamo qui con noi Marta Proventano, in arte Blumen. Ciao Marta! Ciao a tutti! Eccoci, allora, intanto per prima cosa voglio chiederti se ho pronunciato bene, se si pronuncia Blumen o Blumen? Si pronuncia Blumen, è Blumen. Tedesco. Allora, dopo ci racconterai perché, ma io prima vorrei chiederti perché i nostri ascoltatori non lo sanno, da dove stai trasmettendo? Io sono di Bergamo, vivo a Bergamo, quindi trasmetto da qui. Centro? Sì, lo so che la domanda è sempre Bergamo alta o Bergamo bassa. No, io sono di, diciamo, della periferia, ecco, centro ma un po' periferica. Bello, bello, stiamo unendo tutto il nord Italia praticamente, Ugo, con questa trasmissione, mi piace questa cosa. E tu pensa, cara Gabri, che si poteva fare qualcosa in Svizzera quando stavo lì, poi da buon Pirlotto ho detto, ma sì dai, torniamo in Italia. Torniamo all'inquinamento di Modena. Esatto! E allora, cara Blumen, raccontaci un po' perché questo nome, no? Magari è una cosa un po' insolita, soprattutto questa pronuncia, diciamo, deriva dal tedesco, immagino. Sì. Sì, allora, partiamo dal presupposto che viene da il nome della mia birra preferita, mm-hmm. che è la Blumen Beer, che è la birra dei fiori. E Blumen appunto significa fiore. Okay. E mi piaceva molto unire queste due cose, l'idea di qualcosa di naturale e il fatto che mi piace la birra. E l'alcolismo, diciamo. Esatto. la associo sempre a bei momenti, quindi volevo che fosse parte di me, ecco. I ragazzi la conoscono questa birra, ecco, vediamo che hanno dei calici di birra per festeggiare, bravissimi. Conoscete questa Blumen Beer, questa birra? Conosciamo, è fatta con i petali di rosa, è fatta a infusione con i petali di rosa, se non sbaglio è una birra tedesca. La conosciamo perché noi veniamo da un ambito gastronomico, baristi, cuochi, quindi conosciamo il prodotto. I prodotti, sì. Molto buono. Vedo che nel nostro studio, caro testa di caso, sono tutti esperti in materia alcolica. Anch'io, preferisco berla però la materia alcolica. Bene, allora... Quindi, Marta, tu confermi che è fatta dalle rose? Ma allora, mi cogliete impreparata, nel senso che questo non lo so. L'unica cosa che a me piace molto è che è un birra doppio malto, mm-hmm. ma nonostante questo è molto dolce. E visto che io sono una che cerca di trovare sempre il doppio senso nelle varie cose, mi ci rivedo molto in questa definizione, nel senso l'apparenza amara, ma in realtà un altro retrogusto. Ma infatti io devo dire, tra poco comunque, tra un qualche minuto andremo ad ascoltare anche uno dei tuoi brani,
io ho trovato anche un po' di, comunque, di forza, cioè una voce molto particolare, molto calda, molto anche forte, però sì, è vero, c'è comunque questa dualità tra l'essere forte e l'essere anche molto dolce, molto delicata. Sì, esatto, è una cosa che ho sempre ricercato. Io ho studiato canto per diversi anni e verso la fine, dopo una volta imparata la tecnica, cerchi sempre di crearti un tuo stile. E a me, diciamo che piace molto quello che sono riuscita a creare, senza dovermi vantare, piuttosto che, però mi sembra di trasmettere qualcosa così, cioè mi sembra di creare l'atmosfera che vorrei ricreare, insomma, quindi con questa voce un po' calda, un po' soft, ecco. Quando è che hai iniziato a cantare? È la classica domanda alla quale tutti rispondiamo da sempre. che, per carità, è vero, però prendi coscienza dopo tanti anni. Io ho studiato canto dai 14 ai 22-23 anni e poi ho cercato di affinare un po' lo stile, nel senso di... inizialmente si cerca sempre di emulare qualcuno, certo. E poi invece bisogna metterci del proprio, ecco. Quindi io spero di non ricordare nessuno, ecco, quando qualcuno mi ascolta. Sì, diciamo che questo è un po' l'obiettivo un po' di tutti gli artisti, cercare, sì, di essere originali, distinguersi anche dalla massa, anche perché ormai, diciamo che, non dico che al giorno d'oggi cantano e suonano tutti, però più o meno c'è molta concorrenza. Sì, è vero. Purtroppo è così, ma è anche bello così. È vero, è così. Allora, bisogna sempre... Dimmi. Sì, no, bisogna sempre vedere, poi ricercare sempre, diciamo, l'originale, ecco. È un mondo che purtroppo è molto omologato, quindi... Esclusiva. Come? Esatto. Esclusiva, il suono esclusivo. Allora, intanto c'è, scusate se vi interrompo, cara Marta, abbiamo un commento per te da Federico. Intanto ti dicono che sei bellissima. Oh, struccata alle 10 di sera, è fantastico. Ma infatti ha scritto, Federico scrive, bellissima ragazza, faccia pulita. Curioso di sentire qualche suo pezzo, a chi si ispira come gruppi o solisti, ma io direi però di tenere un attimo in sospeso Federico, di ascoltare prima un suo pezzo e poi di chiederle a chi si ispira. Non so, voi ragazzi siete d'accordo con questa scelta, Pablo e Marco? D'accordissimo, non vediamo l'ora. Bene. Si inizia? Stavo aspettando. Allora, adesso ci ascoltiamo prima il brano di Blumen, cioè Marta, e testa di caso dici che brano passi. Faccio schifo con l'inglese, ma... Beer test. Non ho capito, ragazzi, ce l'avete con me, vero? Va bene. Un signore. Bene. Allora, pensate che abbiamo avuto ben di peggio, cioè il nostro caro Saiuz che era molto più negato di testa di caso, quindi... che lo salutiamo, che è bloccato a letto con l'influenza, il povero Saiuz. Anche lui. Okay. Allora, mandiamo in onda il brano, vai testa di caso. Partito! Come direbbe Saiuz. Buon ascolto! This morning, things have changed. We
of things have changed. I woke up this morning, things have changed. It used to be at the same page, so it was my mate, but things have changed. You keep saying nothing happened, I will try to make my beer taste better. It keeps saying nothing happened, I was trying to make my beer taste better. Mine was amber color with a more favor. It feels so small going down, so slow, slow it down. You could have made this easy. We need to move on, get away from me. Oh, this sounds good. You keep saying nothing happened, I was trying to make my beer taste better. You keep saying nothing happened, I was trying to make my beer taste better. I was trying to make my beer taste better. Oh, I was trying to make my beer taste better. You keep saying nothing happened, I was trying to make my beer taste better. Yeah, yeah, yeah. Wow, tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Non sapevo cosa dire. Un po'... Siete rimasti senza parole? Sì, sì. Voce candida. Non pensavamo così brava. Quindi... Devo dire la verità: che Blumen è forse un aggettivo che può. Infatti, la voce mi ricorda quasi la Candido, come magari petali di fiore. Quindi è un'osservazione. Mi è venuto in mente, dato il nome, ho provato a creare una correlazione. Complimenti, molto brava, molto brava. E ci volevamo domandare una cosa molto importante, a chi ti ispiri in tutto ciò? E quindi... A chi ti ispiri? Allora ce lo vuoi dire? Qual è il tuo segreto? Allora... Se ci sono allora... dei gruppi magari che ti piacciono, degli artisti, giusto per rispondere alla domanda di Federico. Sì, come non vi ha sentito? Tutto, chi ascolti come musica? Ma allora, io ascolto un po' di tutto, nel senso che cerco di attingere da qualsiasi cosa. Sicuramente ascolto molto soul, ma ascolto anche molto indie. Sicuramente il mio punto di riferimento è Amy Winehouse, che se n'è andata troppo presto. Però cerco di mettere insieme tante cose, nel senso che si sente un po' dalle canzoni che mi piace un po' il beat scomposto, io lo chiamo, insomma, un po' ripreso dagli XX, magari questa batteria che va un po' per i cavoli suoi, ecco, crea un ritmo tutto suo, e cerco di metterci un po' di soul, e un po' di jazz, insomma. Cerco di mettere insieme tante cose, poi non so se effettivamente riesco bene nel mio intento, però se mi dite che vi piace, a quanto pare sì, quindi sono molto contenta. A noi sì, a noi piace molto, adesso poi vedremo anche cosa dirà Federico, che
prima posto la domanda, ma gli abbiamo prima fatto ascoltare ovviamente il brano, quindi adesso che ha avuto la possibilità di ascoltare il brano, spero che Federico ci risponderà di nuovo in chat e ci dirà cosa ne pensa. Secondo me Federico è un ascoltatore che ci segue molto spesso, infatti Federico ha appena risposto, bellissima questa cosa di botta e risposta in diretta, è veramente spettacolare. Grazie. Federico dice: stupenda, dove la si può ascoltare? Allora dici tu, Blumen, dove ti possiamo ascoltare? Allora, sicuramente su Giamendo ci sono le mie canzoni, su Spotify, su SoundCloud. Dici il nome esatto su Spotify dove poterti cercare, perché ho provato a cercarti ma non trovavo. È molto difficile perché io a quanto pare ho fatto una stupidata, ovvero ho inserito il mio nome tutto stampatello, tutto staccato, perché se voi guardate sulla pagina di Giamendo, cioè mi sono creata il mio logo, perché io nella vita faccio la designer, quindi ho inserito anche questa cosa. Quindi ci farebbe piacere anche far sapere a tutti gli ascoltatori come cercarti. Allora, il nome artistico è scritto tutto in stampatello con tutte le lettere. Esatto. Così magari anche gli ascoltatori che vorrebbero sentirti hanno più possibilità di raggiungerti. Allora, io adesso mi impegno a mettere in chat, come ho già fatto, quindi anche Federico, se vuoi in chat ho messo il link di Giamendo dove poter ascoltare i pezzi, così vedi anche dove come si scrive il nome. E adesso scriverò poi un commento anche sotto la diretta di Facebook, così chi vuole cliccare sul link riuscirà a contattarla più facilmente. Anche perché Blumen deve dirci una cosa, anzi deve dirvi una cosa, cari ascoltatori, che siete rimasti rapiti dal suo brano bellissimo, della sua stupenda voce, ovvero il fatto che Marta, in arte Blumen, non è per niente social. Raccontaci un po' questa cosa. Ma è una cosa che è cresciuta piano piano, nel senso che non so come mai, crescendo sono diventata sempre, non chiusa, però è difficile arrivare a me, nel senso, siamo in un'epoca in cui tutto è connesso e mi piace il fatto che non sono nessuno, però mi piace il fatto che ci sia questa ricerca, questa... Sono un'anima antica, non so, mi piacciono le lettere, mi piacciono insomma queste cose qua, tutte queste connessioni troppo veloci mi destabilizzano, quindi tendo a isolarmi. Allora io vedo, esatto, bravissimo Pablo che sei intervenuto, dici, perché vedo un po' di fermento, no, dal pubblico, un po' dal vostro studio. C'è molte questioni a cui farti domanda, ma innanzitutto, visto che parlavamo di social, tu hai accennato che sei un designer, penso sì. Non avresti difficoltà una bella grafica per i tuoi social, insomma. Sì, il fatto che non piace essere social, cioè la domanda che mi sorge è perché odi proprio il fatto, cioè no, magari non odiare, però magari non ti piace quello che sta succedendo nel mondo, il fatto dei social, il fatto di non avere più rapporti con la musica a livello da face to face, quindi dimmi, correggimi se sbaglio, è vecchia no, scuola. Hai ragione, cioè se... ci sono tante cose che si stanno perdendo, il contatto umano, il fatto di andare a cercarsi degli eventi, di guardare la musica dal vivo, ci sono tante cose che purtroppo si stanno perdendo e quindi è un rifiuto il mio verso tutte queste cose. Vabbè, ti capiamo. No, però è anche vero che da una parte può aiutare, per carità, cioè non è un rifiuto totale, sicuramente YouTube aiuta tanto, il problema è l'utilizzo che se ne fa, che è un po' esagerato. Beh, quello sì, esatto, quello lì poi sta sempre un po' a ognuno di noi sapersi gestire. Sono bloccata. Ding dong!
Dica. Avrei una domandina. Okay. Vai, domanda. Ti vedo in movimento comunque, cara Marta. Che poi oltretutto, qua, come, cioè, bello che abbiamo iniziato subito a chiamarti per nome, giustamente, il tuo dico, però casomai non ti abbiamo chiesto se ti andava bene o se preferivi farti chiamare col nome della, come artista, quindi... No, va bene. Dunque, una domanda, adesso, un discorso che hai fatto, che mi sorge un po' spontanea, più che altro, anche se forse potrebbe risultare stupido o scontata. Cosa ne pensi di questi reality tipo The Voice, X Factor? Cioè, potrebbero avere una certa utilità o no? Detta. No, allora, io sono contro, ma... a livelli esagerati contro reality sulla musica non ne vedo l'utilità, anche perché quello che penso è che una volta uscite queste persone non facciano più musica propria, si trasformano e diventano ciò che è commerciale, si snaturano, quindi non... poi ovviamente non hanno vita lunga, perché certo. E non lo so, è un circolo che non so dove andrà a finire, più che altro, ed è un peccato perché ci sono tanti bravi artisti in giro che non vengono scoperti perché c'è gente che fa spettacolo, fondamentalmente. Beh, sì, anche perché il giorno d'oggi, adesso, che non me ne voglia qualcuno, però effettivamente non c'è più quella ricerca del vecchio talent scout, almeno dal mio punto di vista. Però si tende molto ad affidarsi a questi programmi, a questi reality che alla fin fine servono solo per fare audience. Lo dico io, infatti, dico no, lo dico io come Ugo, quindi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, che magari qualcuno se ne possa sentire male, ma è l'Ugo pensiero, ecco, però vedendo anche perché... lo scopo anche di Radio Science è comunque dare spazio comunque ad artisti appunto come te o come con chiunque voglia fare la musica con la M maiuscola, semplicemente per puro divertimento, per esprimere qualcosa, per dire qualcosa, e quindi ammetto che si sta perdendo. Cara Gabriella, cari Pablo e Marco, Marco e Pablo, eccoci. Allora, Io ho una domanda, però ce l'avrei, è per Blumen. Tu canti e basta? Suoni qualcosa? Per i tuoi pezzi ti sei fatto aiutare da qualcuno? Li hai fatti tu? Hai dei collaboratori? Insomma, mi piacerebbe un po' indagare anche su questo mondo, diciamo, che c'è dietro alla produzione dei tuoi pezzi. Allora, io... canto e basta, nel senso che avrei voluto tantissimo imparare a suonare, ho provato tantissime volte, ma io sono una che lascia sempre le cose al caso, purtroppo, e quindi non concludo mai niente. quindi ho provato tante cose, ma non ne ho mai conclusa una se non il canto. Ed è un peccato, perché secondo me un vero artista è chi produce e fa musica in toto, e chi sa suonare sicuramente canta meglio, quindi è sicuramente una cosa che mi manca, però sono riuscita a trovare due persone che sono riuscite a capirmi, riuscite a capire la mia idea di musica. E non ho dovuto fare altro che trasmettergliela e sono riusciti, diciamo, a creare qualcosa che a me potesse piacere. Io sono un'insoddisfatta cronica, quindi non è stato facile. Però volevo domandare una cosa, ma in progetto c'è qualcosa che ci vorrai far ascoltare più avanti, o in progetto, cosa c'è in progetto? Qualche inedito, qualche album, qualche progetto che hai nel cassetto nascosto pronto per farlo uscire, con il diario, con il diario del comodino. È difficile, perché per me è un po' un amore odio, nel senso che la musica è ciò che... mi fa compagnia nei momenti bui e al tempo stesso mi aiuta a sorpassarli, quindi è un circolo, e quindi insomma devo aspettare un po' l'ispirazione, se non sono una che la rincorre a forza,
perché sennò diventerebbe un lavoro e diventerebbe qualcosa che odierei a un certo punto. Quindi se dovesse arrivare come è arrivata per queste due canzoni, sicuramente farò qualcosa. Okay. Però insomma non la ricerco, ecco. Brindisi allora. Auguri. Mi accodo al brindisi, Dai, bevi anche tu, testa di cazzo. Allora, per Blumen c'è un'altra domanda da Federico, sempre sulla chat di www.radiosaiuz.it. Allora, Federico ti chiede: che cosa ti piace fare al di fuori della musica? Quindi che cosa ti piace? Io so, per esempio, mi era sembrato di aver letto un po' sulla tua biografia che ti piace scrivere poesie. Sì. C'hai qualche passione in particolare oltre alla musica? Ma tutto ciò che è artistico sicuramente riempie, quindi non c'è limite a questo. Ho sempre scritto poesie perché non credevo di poter scrivere canzoni. Okay. Poi quelle poesie in qualche modo sono uscite e hanno prodotto una canzone, che sono quelle che state ascoltando. E oltre a questo, già il mio lavoro, che è il design, è comunque creativo, quindi appaga quella parte di me. Però diciamo... Come domanda anche ti farei una cosa, poi dopo passo la palla a Pablo e Marco. Quindi per i testi, cioè, quindi tu hai scritto prima la poesia, poi per la melodia ti sei affidata sempre ai tuoi collaboratori o sei riuscita a scriverla tu? No, io avevo un'idea in testa molto precisa di come dovesse suonare a livello di beat, a livello di melodia, cosa dovesse trasmettere, quale delle due dovesse essere più forte, perché una esprime qualcosa e una invece è molto più dolce. Quindi io avevo bene in testa. Poi io sono una che appena sente qualcosa, se è quella, basta, nel senso, riproducila subito, fallo. Quindi da quel punto di vista è stato molto semplice, perché sono riuscita a trasmetterlo, quindi sono molto contenta di questo. C'è arrivato qualcosa. È arrivato qualcosa, veramente. Sì. Allora, io, dimmi Pablo. Scusami, volevo... Era la tua, quindi era, sì, come era riuscita a creare questo brano, in che maniera, a parte che avevi le tue idee in testa, no? Tu hai detto che avevi già un mood in testa, per capirci, e sapevi cosa volevi fare, e come invece collaboratori tecnici ti sei fatto aiutare da che persone, non so, DJ, produttori, tecnici dei suoni, fonici. Sì, questo volevamo sapere, in che studio, se hai usato uno studio, Sì, allora, sono due ragazzi che ho conosciuto molto bravi, sono tutti e due dei polistrumentisti, tra l'altro li saluto, sono Nick e Joe, sono della XY Records. Ciao, Nick. Nick e Joe! Ciao ragazzi! Ciao! E sono stati veramente molto bravi, dal punto di vista strumentale sono bravissimi, quindi mi sono totalmente affidata a loro da quel punto di vista. Loro hanno fatto tutto quello che riguarda mixaggio, masterizzazione, cura del suono, compressione. Sì, una cosa che ho sempre richiesto è stata di non toccarmi la voce, quindi quella che sentite Deve essere tua, e tua deve essere. Sì, perché la musica deve essere sincera, quindi non... Netto quello che abbiamo notato ascoltandoti, infatti la voce limpida, che ormai nelle canzoni che senti dappertutto in radio, senti questa voce effettata sotto, in qualsiasi genere musicale comunque, molto effettata. Quindi ci ha fatto molto piacere, abbiamo notato questo particolare della tua voce che non è stata effettata o lavorata sopra, insomma. Allora, sì, no, dimmi Blumen, scusa.
No, sì, no, dico che è stata proprio l'unica richiesta, non toccatemela, anche se sbaglio, anche se faccio qualche errore, fa parte del gioco, quindi cioè, deve trasmettere quello, quindi sono contenta okay. che l'abbiate notato. Allora, io direi, testa di caso, di mandare il secondo brano. Certamente, certamente. Renito. Aspetta, devo mandarlo così a freddo. Sì, slow motion, vai. No, non lo mando a freddo, aspetta, dai. Slow motion, cioè testa di caso, sei in slow motion. E in questo momento, questo momento sì, però dico, dai, da un minimo di presentazione, due baldi giovani. Ragazzi, allora. Lavoriamo? No. Bisogna produrre. Quindi? Quindi. Slow motion. La canzone è slow motion, la faccio, vabbè. Adesso manderemo in onda slow motion di Blumen. Vai, testa di caso. Partito! Oh yeah. Sono le 22:41, siamo sempre qui in diretta su www.radiosaiots.it, siamo in diretta come sempre su Facebook, scriveteci i commenti oppure sulla nostra chat del sito. Come potete vedere abbiamo i due nuovi conduttori, Pablo e Marco,
in video diretta, quindi anche sulla web TV li potete vedere. Abbiamo il pubblico alle spalle, Luca. Sono felicissimi, salutiamo anche gli ascoltatori, soprattutto perché sono loro il nostro pubblico. Esatto, e bravo. La nostra artista Blomen. Allora, avete appena ascoltato il brano Slow Motion, disponibile sulla piattaforma Jamendo, che ricordiamo a licenza Creative Commons, e abbiamo appunto appena ascoltato Slow Motion, e quindi io chiederei alla nostra artista di parlarci un po' di cosa parla, insomma, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, anche perché lei, appunto, scrivendo poesie, sicuramente ha dei testi molto belli, ecco. Intanto ti ringrazio. Allora, Slow Motion è una canzone che ho scritto l'anno scorso e parla del mio ragazzo, di come ci siamo conosciuti. L'ho intitolata così perché, diciamo, la scena l'ho vissuta in slow motion, per quello. La canzone dice che era un venerdì sera, era il solito locale, però c'eri tu, insomma. Me la sono immaginata così, al rallentatore. Un po' come l'ho dedicata a lui, diciamo, un po' sì. Come nei migliori film romantici. Sì, esatto. No, è stato bello perché è stata una delle poche poesie / canzoni con tema all'amore, diciamo, perché solitamente scrivo altro. Però sono contenta perché mi è uscita di getto, quindi... Sarà che amore vero? O saranno rose? No. Vabbè, vedi, il fiorire c'è sempre, Blumen, esatto. La fioritura, le rose c'è sempre, è proprio un tema principale. Mentre, sì, dimmi. No, dimmi pure, Blumen. No, niente, Birthdays invece è tutt'altro. Parla di una rivincita personale, c'è il tema della birra, ma inteso come qualcosa che diciamo che stuzzica, non so, cioè, il testo dice: volevo dare un sapore diverso alla mia birra, quindi tu mi servivo per quello. È una sorta di rivincita contro chi non mi ha trattato bene, diciamo, quindi è un po' più forte da quel punto di vista. Io ti volevo anche chiedere un'altra cosa che mi è venuta in mente così. Hai in mente dei concerti per caso quest'anno? Canterai da qualche parte? Hai intenzione di preparare dei live? Ci sarà un modo per... Visto che non sei, diciamo, social, però ci sarà un modo per chi si è innamorato delle tue canzoni questa sera di poterti ascoltare dal vivo o trovarti da qualche parte, insomma. Allora, io ho fatto un live l'anno scorso qui a Bergamo, ed è stato molto carino, era una cosa unplugged. Io ho sempre avuto quest'idea di musica un po' intima, una chitarra e voce, proprio così. Però tra il lavoro e un po' di cose mi sono fermata. Quindi esatto. No, andare avanti la musica, ma con il lavoro è sempre una guerra. Critica. Esatto. No, più che altro bisogna saperci dedicare del tempo, e se non sai dosare le cose ti assorbe, quindi non me lo posso permettere in questo momento, purtroppo, quindi sto aspettando di essere da una parte un po' ispirata, dall'altra un po' più libera. Allora, io ho delle domande per te in chat, perché ogni tanto perdo gli aggiornamenti, ma poi, cari ascoltatori, arrivo sempre comunque in chat, perché io ci tengo che scriviate. E mi piace leggere le vostre domande o comunque riferire i vostri commenti sulla nostra ospite,
Scusate se mi sono un attimo persa, ma comunque adesso arrivo. Allora, biscottino si firma così, non so chi sia, comunque il suo soprannome caro biscottino ci piace veramente un sacco, ecco mi hai fatto venire anche fame. Allora, ti chiede, canti anche in italiano? No. Solo in inglese, come mai? C'è sì. un motivo in particolare o... Ma credo che sia solo, principalmente però una questione di stile, e, per il fatto che comunque riesco meglio a esprimermi in inglese che in italiano, ecco. Okay. Principalmente per quello, ascolto molto musica straniera, quindi non mi viene proprio da cantare in italiano. Ok, poi c'è un altro, questa volta non è una domanda ma è un commento, è un anonimo, non so se sarà Federico o qualcun altro, perché a volte diciamo, può succedere che il login vada appunto in logout e quindi venga assegnato un nome anonimo. Quindi anonimo scrive, l'amore vero, qualcosa di sublime, complimenti davvero, la tua voce è soffice e ricorda i tempi passati. Lo trovo bello. Veramente distensivo, sei una piacevolissima scoperta. Ah, è bellissimo, grazie mille davvero, è la soddisfazione più bella questa, quando vado a vedere i commenti e arrivo, è bellissimo davvero. Guarda, questa è la, diciamo, la sensazione che ho avuto io la prima volta che ti ho ascoltata, perché ogni tanto giro Giamendo così per ascoltare un po' di musica indipendente e ascoltare tanti bravi artisti, e mi aveva molto colpito, i tuoi pezzi mi avevano molto colpito perché sono particolari, hanno sia qualcosa di retro però c'è anche qualcosa di moderno al tempo stesso, e traspare anche proprio sia la personalità e l'originalità ma anche proprio la professionalità dei pezzi, cioè a me sono sembrati dei pezzi molto professionali, e io ti auguro di proseguire con questa carriera, di insistere magari su anche mercati esteri, sicuramente potresti avere secondo me delle ottime possibilità, perché la voce è molto particolare, i pezzi sono molto belli, anche orecchiabili, e secondo me vedrai che insistendo riuscirai comunque a coltivare questa passione e a esprimerti sempre di più, magari anche con degli altri dischi, dei videoclip magari, insomma sicuramente avrai un progetto poi creativo anche più avanti, il progetto si svilupperà sempre di più e andrai sempre più avanti, e io spero di trovarti anche sui social però Anche noi. È una dura lotta, è veramente una dura lotta, però sì, so che purtroppo è da fare. Io lo spero anch'io, nel senso che ci ho provato, prende un po' lo sconforto quando vedi che non va, anche se sei all'inizio, ma che non... Non hai un riscontro? Sì, che non hai un riscontro, che comunque ci sono persone avanti a te che non si capisce bene come mai siano avanti a te. E, so che non si dovrebbe mai guardare quello che fanno gli altri, però... No, beh, ma allora, da un lato è anche giusto guardare quello, tra virgolette, che fa la concorrenza, un po' per capire come sono le cose. Poi c'è anche da dire che... non sempre comunque il pubblico... riesce a scoprire comunque artisti magari bravi, perché comunque ci sono veramente tantissimi artisti al giorno d'oggi, quindi a volte va anche un po' a fortuna, perché di gente bravissima ce n'è veramente tanta e bisogna riuscire a trovare anche, no? Non è detto sì, che uno sì, debba cercare... No, hai ragione, cioè a me basterebbe un spazio, non chiedo tanto di più, non chiedo di diventare chissà che cosa, non mi interessa. Ultimissima domanda, se è possibile. Vai Pablo, vai. Presentare lo zio Luca che è con noi nel pubblico, e volevamo salutare anche tutti gli ascoltatori, che abbiamo un terzo che farti una domanda riguardo i fiori. Adesso
Lascio la parola a Luca. A prescindere dalla birra e dalla musica, che l'ultimo pezzo è stato veramente bello, il primo e il secondo mi è piaciuto di più, una voce diversa, limpida, molto bella, mi è piaciuta, pulita. Grazie. Però una cosa volevo sapere anche per gli altri, per far sapere qual è il tuo fiore preferito. Le calle. Ah, bene. Le calle. Sono bellissime. Bella. Le calle sono dei fiori molto delicati, ma anche molto imponenti. Sì, sono i fiori dei poeti, quindi le ho sempre amate. Difficili da trovare, però sono molto belle. Voi, Pablo e Marco, non sapete che fiori sono, immagino. C'è Google per questo, ragazzi. Cercare una definizione. Calla. lo sapeva solo lo zio Lu. I fiori, diciamo, da matrimonio, ecco, perché sono molto eleganti, però hanno quella sorta di formalità e imponenza, non so come spiegarlo, cioè quasi una sorta di regalità, diciamo. Io conosco sulle girasole. Beh, anche quelli sono belli. Quindi di sicuro il caro Marco non ha il pollice verde. Avrei un'ultimissima domanda, almeno da parte mia. Siccome hai detto che ti piace anche scrivere poesie, hai mai pensato un libro di poesie? Sì, tante volte. Ma non so se sono mai all'altezza per quello. Forse un'arte troppo aulica per, non lo so, saremmo curiosi di che approfondissi questo tema. Per gli ascoltatori, aulica non lo so neanche cosa vuol dire, scusatemi l'ignoranza. Ma magari c'è magari qualcuno ascoltatore come me, quindi magari. No, nel senso che forse è una cosa più troppo grande, ecco, per qualcosa di troppo, non so se... A livello spirituale, a livello di pensiero, ma sì, anche a livello di tecnica, di cose di cui trattare. Ho sempre paura di essere banale, ecco. Beh, io guarda, se penso che in un paese come il nostro, dove mandano in onda dei reality, dove mandano in onda un sacco di spazzature, adesso perdonatemi, non credo che potrei mai... Cosa? Tu questa sera sei polemico. No, per dire, però dico, non penso che potrà mai risultare banale o in nessun modo, al contrario. Io penso che è una cosa che ti devi sentire tu, se te la senti e vuoi tentare, secondo me potrebbe essere solo un qualcosa in più per te alla fin fine. Secondo me un buon segno è il fatto che se lei ha dei dubbi, molto probabilmente produce delle cose belle, perché solitamente il dubbio è segno di intelligenza, quindi se uno ha dei dubbi su quello che sta facendo, probabilmente è perché è una persona che ci pensa molto e che ci lavora anche molto, quindi io non ci credo che lei non sia all'altezza delle poesie. Tu cosa pensi, Ugo, Pablo, Marco? Appunto, ma un'altra domanda che sono molto curioso, quindi ogni tuo progetto che metti a frutto e lo porti a termine, cioè nasce tutto sempre da uno stato d'animo tuo? Sì, assolutamente sì, perché sennò non... Come? Solo esclusivamente da un tuo stato d'animo. Sì, altrimenti non avrei niente da fare, quindi o è un ricordo che ha a che fare con uno stato d'animo particolare... Hai già vissuto. Sì, ho comunque già vissuto cose comunque piuttosto forti, ecco. Stato d'animo più bello? Più bello che hai vissuto? Quello più bello? Quello più che ti è rimasto impresso? Che domanda difficile. Sarebbe da dire la felicità, però che deriva da forse da passione. Questo, sì.
Grazie. No, beh, sei stato Brindisi. Grazie. Un altro Brindisi, qua si brinda. Siamo in Veneto, ragazzi, qua. Si brinda ogni 10 minuti. Andiamo di luoghi comuni sul Veneto. È qua. Facci un giro prosecco, ragazzi. È così, va così. Ti manderemo la bottiglia. Va bene. Guarda, io vi ringrazio. Io l'accetto. Non si rifiuta mai nulla. E che non c'è il buon Science con il suo grappino. Veramente. Però. Allora, testa di caso. Sono quasi le 11. Sono le 22:56 per esattezza. Quest'ora è volata. E quanti secondi? E quanti secondi non lo so, non ho il cronometro con i secondi. So solo i minuti per ora. E come avete visto anche questa sera, un'ora praticamente è passata non in fretta di più. Noi siamo stati perlomeno, loro iniziano a ballare adesso, noi praticamente adesso chiuderemo la trasmissione e loro faranno un rave party. Festone! No. Festone, no. Con i vicini di casa, io me li immagino già. Vicini di casa che suonano. Se fossimo stati tutti vicini sarebbe stato bello fare una festa insieme, ma io penso prima o poi lo faremo comunque. Comunque è stato bello passare quest'ora con voi, sia con Blue Omen, ma anche con Pablo e Marco. Quest'ora veramente è volata veramente. E io prima appunto di fare i saluti finali volevo comunque ringraziare chi ci ha seguito in diretta, perché abbiamo visto appunto che avevamo degli spettatori anche su Facebook, quindi in diretta Facebook. Tutti coloro che hanno partecipato ponendo delle domande sulla chat, ringrazio Federico, Biscottino, Biscottino tra l'altro adesso è appena scritto, Blumen continua così. Quindi, grazie, ci no. Proverò. Continua così, Biscottino. Biscottino, questo è per te, però... Per favore, la prossima volta, cioè, non lo so, questo nome a quest'ora, allora è tarda, cioè. Ci fai venire fame, Biscottino. Esatto. No, comunque, fantastico soprannome, veramente speriamo di trovare lunedì prossimo, perché veramente già solo sentire il nome Biscottino ci mette allegria, non lo so, a me mette allegria il nome Biscottino. No, comunque adesso, a parte gli scherzi, sto postando appunto i link della piattaforma di Jamendo con i pezzi di Blue Omen, quindi ricordiamo prima di andare via quali sono i canali su cui ti possono trovare, visto che non sei molto social, però ci sono delle piattaforme su cui si possono ascoltare i tuoi pezzi, quindi abbiamo detto Jamendo, che la trovate come Blue Omen, è scritto Blue Omen tutto maiuscolo con le lettere staccate. E poi su che altre piattaforme sei presente? Su Spotify, mm-hmm, e su SoundCloud. Ok, quindi ragazzi mi raccomando, andatela a trovare su Spotify, SoundCloud e Jamendo e scaricate legalmente i suoi pezzi. Mi raccomando, sosteniamo la musica indipendente. Dici, Marco. Marco voleva dire qualcosa. No, legalmente no, volevamo ascoltare i pezzi, sì, della buona musica, finalmente della buona musica da ascoltare, insomma, che piace. Piaciuta e... Soprattutto indipendente. Indipendente, sì. Un po' di nicchia, dai, possiamo dirlo? Ma guarda, sì, alla fine non è una brutta cosa essere un artista di nicchia, eh. Anzi, non è detto che quello che ascolta la massa sia per forza la cosa giusta. Giusto. Sicuramente quella sbagliata. e anche questa sera chiudiamo con una vena di polemica, no, scherzo. Comunque, a parte tutto, sappiamo benissimo come, diciamo, un po' come funziona il mondo della musica. Comunque il fattore commerciale è ovvio che dà una visibilità anche a chi di musica magari anche degli ascoltatori che magari di musica non necessariamente se ne intendono, quindi magari persone che ascoltano quello che viene passato sui vari media
e magari non si pongono la domanda di cercare artisti nuovi, magari indipendenti, come la nostra Blumen. E tra l'altro abbiamo appena annoverato tra i nostri amici di Radio Saiuz e speriamo di trovarla magari tra qualche mese con nuovi progetti di cui poter parlare, e noi ti avremo comunque volentieri in trasmissione in qualunque occasione, quindi quando vorrai tornare da noi per parlarci di un nuovo progetto, di un videoclip, di un album, di un nuovo singolo, di un libro di poesie, aggiungerei anche. Ecco, bravissimo, il libro di poesie, ecco, veramente, sì. Io anche quello, mi aspetto che tu da oggi ti metta sul cammino artistico della poetessa e cantautrice. Va bene, ci proverò. Spero anch'io di riuscire in questo intento e spero di tornare perché mi ha fatto davvero molto piacere. A noi ci hai già conquistato comunque. Ragazzi, io vi ricordo che è fidanzata. Ecco. Ci hai conquistato. Come smontare gli armi? Esatto. Ragazzi, stiamo lavorando. Caro fidanzato di Flomen, non ti preoccupare perché loro sono praticamente in Veneto, quindi è un po' difficile. Però la bottiglia di prosecco la vorrei. A dirgli al tuo fidanzato che non sia troppo geloso, che magari dopo pensa male. No, beve anche lui. Ecco, bene, fa piacere. Allora, cara testa di caso, vuoi fare un po', diciamo, tirare un po' le somme della serata, salutare qualcuno? Ma io ti ringrazio, io a questo punto preferisco lasciare prima la parola al nostro ospite, quindi a Blumen, in arte Marta, mi piace dire. Scusami. No, l'ho detto apposta, infatti. In arte Blumen. Ma l'ho detto apposta, cioè, capisci a me. Comunque davvero ti ringrazio Arta, ti ringrazio a nome di tutto Radio Saiuz per avermi risposto, che non sapevo come contattarti a quel commento, perché mi dispiace. No, mi dispiace. Ma è bello perché ho detto meno male, ti lascio un commento, spero, perché detto, non so ogni quanto li vedrà poi. Infatti poi veramente mi ha fatto veramente piacere quando l'ha trovato mail con tipo un giorno di ritardo, però almeno siamo comunque riusciti ad organizzarci. Grazie ancora davvero, continua così. Grazie a voi. In bocca al lupo, ovviamente ci sta tutto, e davvero quando vorrai ripresentarti qui basta che ce lo fai sapere, un nuovo progetto, un qualcosa, fare due chiacchiere, senza problemi. Se vuoi salutare qualcuno, fai pure. Non saprei, perché non so chi mi sta vedendo. Saluto chi, dai, mi conosce e chi non mi conosce. Dai, scusami, il tuo fidanzato. Il fidanzato è dall'altra parte della casa che gioca alla play. Ma sarà lui biscottino? Magari è lui biscottino. Magari è lui biscottino, io non lo so. Sì. Ringrazio comunque chi mi ha ascoltato, chi continuerà ad ascoltarmi, ringrazio voi che avete dato la possibilità di tutto questo, spero di tornare. Benissimo, a me ha fatto molto piacere averti in trasmissione, e invece Pablo e Marco, i saluti finali, volete dire qualcosa a Marta, ai nostri ascoltatori, insomma come vi siete trovati puntata da co-conduttori dei due compari? Sì. Molto molto bene, no. Siamo felici, eravamo un po' forse troppo su di ziri, ma tornati come prima volta, quindi è stato un po' tutto nuovo per noi, però molto molto sincero, molto spontaneo. Che dire, domande le abbiamo fatte a lei anche in particolare, dai, non volevamo disturbarla ancora di più. Insomma, ci ha fatto molto piacere farci sentire le sue canzoni e niente, speriamo che ci possa essere un altro riscontro la prossima volta, un'altra
un qualcosa, esatto, da ascoltare. Possiamo ascoltare perché è dura trovarti, sì, non è semplice. Beh, però guarda, oddio, che da un lato questa sua scelta un po' ha pagato, nel senso che io ero disperata perché mi erano piaciuti i pezzi ma non riuscivo a trovarla. E quindi e alla fine ci siamo incaponiti, non so come siamo intestarditi, perché volevamo contattarla in tutti i modi e quindi ci abbiamo provato fino alla fine. E questa cosa, quando lei ci ha risposto, ci ha dato molta soddisfazione, perché abbiamo detto: cavoli, veramente dopo una fatica per provare a contattarla, ce l'abbiamo fatta. Quindi da un lato è una tecnica questo farsi desiderare. Esatto. Pensa che volevo addirittura provare a scrivere, ho detto: vediamo se c'è il modo di contattare l'assistenza di Giamendo, se esiste. Contatto loro, vediamo se c'è un modo per riuscire a... Dico, perché, scusate, ma se voglio provare a contattare un artista, ma veramente non l'ho trovato, non so, ho detto vabbè, ma scrivo un commento e vediamo, cioè i commenti sono fatti apposta. Radio Science, siccome vogliamo solo artisti di grande qualità, insistiamo fino all'ultimo per poterli avere in trasmissione con noi, a costo di andare a rompere le scatole a Giamendo. Quindi esattamente, anzi, e grazie Testa di Caso per aver insistito, per essere riusciti ad averla qui, perché è stato veramente un piacere e tra l'altro un grandissimo onore, perché comunque i pezzi sono davvero molto belli. E io spero veramente che ci possa essere un continuo di questa attività artistica, anche se magari non ci sarà subito un riscontro diciamo così di massa, però continuo, perché veramente sei sulla strada giusta. Io volevo anche cogliere l'occasione per salutare il nostro pubblico dallo studio di Treviso. Luca, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, un piacere. E Luca, alla prossima. E saluto anche appunto il nostro Luca di Radio Science, il presidente, esatto, il presidente disorganizzativo, come lo chiamavamo una volta. E oltretutto, scusami se ti interrompo, il presto presidente ha fatto gli anni ieri. Io non lo sapevo, non ho guardato da nessuno, io i compleanni non li so quando sono, mi dispiace. Tantissimi auguri Luca. Tantissimi auguri al nostro caro Luca, che ha fatto la bellezza di, si può dire? Gli anni di Cristo. Gli anni di Cristo, beh dai, è ancora giovane, si può ancora dire, dai. Si può ancora dire. Allora, saluto Gianluca, che non è potuto essere con noi questa sera, ma speriamo di ritrovarlo più avanti. Speriamo di continuare questa collaborazione con Pablo e Marco. Salutiamo la ragazza sullo sfondo che si sta muovendo. Salutiamo anche la nostra Blumen. E adesso rimandiamo in onda di nuovo Beer Taste. Ciao a tutti, buonanotte. Ugo. No. Certamente, un saluto a tutti quanti, a tutto il popolo, o meglio, il condominio di Radio Science. Con questo è tutto, signori, ci rivediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao! E buon ascolto! Brano partito!
amber collar, with my favor. It feels so small going down, so slow, slow it down. You could have made this easy when you don't move off. Get away from me. Hope it sounds good. Keep saying nothing happened. I was trying to make my beer taste better. Keep saying nothing happened. I was trying to make my beer taste better. I was trying to make my beer taste better. Oh, I was trying to make my beer taste better. You keep saying nothing happened. I was trying to make my